Prima di passare ai Joe Sigmar, vorrei onestamente da parte vostra un commento non sui Joe Sigmar in generale, perché poi sulla ne fine del warhammer. parleremo anche di quello, magari avremo una discussione anche su quello, ma su quanto sapete degli elfi in Age of Sigmar da 1 a 10. Simo? 1, 2, Partiamo dal buon paesino, ha detto 4, quindi si presume sia quello che ne sa di più di tutti voi, no? Cosa succede in Age of Sigmar agli elfi? Ah, sappiamo che ci sono delle enclavi di elfi nel regno di Azir, che è il regno di Sigmar che viene creato a seguito dell'esplosione del mondo di Warhammer, del vecchio mondo, del mondo che fu. Se mi permetti, sappiamo che prima qualcuno se ne pappa un po'. Sì, a seguito dell'esplosione del mondo di Warhammer, Slaanesh, che è da sempre l'arcinemica di tutti gli elfi, perché sono i suoi preferiti, divora un sacco di anime di elfi sfuggiti, uno dei quali, mi permetto di fare una piccola postilla, poi ne parleremo meglio dopo, una delle quali è proprio Morati. Tenete a mente questa cosa perché ci tornerà utile nei prossimi incontri. Un po' come gli A breve, A tipo da breve. sabato in avanti. Molti di questi elfi quindi vengono divorati da questa divinità del caos che Satolla si ritira per consumare le anime E che non si è solo le guadagnate. Tuttavia, dal mondo di Warhammer, qualche entità, qualche personaggio rimane, soprattutto degli elfi. Due di questi in particolare, Tyrion e Teclis, hanno una bellissima idea. Ricordiamo Teclis lo stalliere. Teclis, lo stalliere, famosissimo stalliere del vecchio mondo, come Colombino ci insegnava, riuscirono a imprigionare, se così viene la cosa, è un pochino nebulosa, ma riuscirono a Rapire. rapire, In barra, qualche modo. imprigionare Non Slaanesh. sappiamo ancora bene come, ma ce la fece. Ma soprattutto non sappiamo bene dove. Non sappiamo bene Né dove. come né dove. La conseguenza di ciò fu che nella fase prima della seconda ondata del caos ci furono diverse enclavi di elfi in tutti i vari Mortali. i regni mortali, non mi ricordavo se fosse proprio i regni mortali. Se non che, quando il caos ritorna, che richiama il suo più grande maresciallo Archaon, tenete buono anche questo nome che ci potrebbe tornare Chi? utile, Perché Archaon, non è sempre raccomandato. sempre. Sempre lui. Segnate Arkham se volete approfondimenti. Ricordatevi Morati che sarà a brevissimo trattato per dettagli. E sottotitoli per non udenti. Nascono queste enclavi degli elfi. Praticamente vengono creati questi enclavi degli elfi. Quando i cancelli di Azir si chiudono, gli elfi rimangono, almeno le comunità di elfi, gli antichi elfi, gli antichi alti elfi, rimangono intrappolate nel regno di Azir. Chiusi fuori, quindi. Chiusi dentro. Dentro. Allora, io ricordo che Sigmar ad un certo punto dice: vabbè, chiudiamo tutto, Ah, ok, sì, chi dentro, c'è. Azir, ok. Il problema è che cosa ne è stato delle altre parti degli elfi? Noi sappiamo che gli alti elfi sono rimasti nel regno di Azir, ma gli elfi che vivevano sotto il comando di Tirion e Teclis nel Reame della Luce? Gli elfi Sono nel Reame della Luce. sono ancora nel Reame della Luce, che però sappiamo all'inizio del background di Age of Sigmar che tutti gli altri regni sono stati invasi dal caos. Piano piano poi saranno liberati. Abbiamo visto la liberazione del regno di Ghirahm, Che regno è? Ghirahm, l'altro personaggio. Dove sono stati trovati gli elfi silvani e la loro nuova regina, barra avatar, barra divinità. Barra Gods of Egypt. Vorrei fare un appuntino. Appuntiamo. Gli elfi silvani non esistono più. Ci sono i Silvanet, che sono quelli che erano una volta gli elfi Sei silvani. sicuro, Colombino, di questa tua affermazione? Sì. Cioè, l'affermazione non esistono più gli elfi silvani. Secondo te è corretta? Non esistono più gli elfi silvani in Aos? O O a non casa? esistono più i tuoi modelli di elfi A casa silvani? tua. Ma questo, signori miei, è un'altra È un'altra storia. storia. No, stavo parlando di un'altra cosa io. All'Ariella Si è perso. comanda su delle creature che non sono elfi. Ci sono però delle creature che sembrano elfi, Sì. ma sono diventati alberosi. Ma gli elfi silvani sono davvero inesistenti nel Geo Sigmar? C'è una fazione che si chiama Wanderers. Ah, è vero, sì. Solo che non sono più amicici con i Sylvaneth. Anzi, Qualcosa sarà successo e qualcosa è successo, adesso sì. non lo so, però coloro che vagano, Sì, coloro che coloro vagano. che... i vaganti, È cioè giusto. vaganti è brutto, i vagabondi più belli. Yeah. My friend, Potremmo chiudere questa anche Asgard. discussione dicendo: dove sono finiti gli elfi veri? Perché gli elfi che sono rimasti con Sigmar sono
sono degli elfi un po' farlocchi, nel senso sono che gli elfi solo perché hanno le orecchie a punta. Sì, sono rimasti senza patria, senza divinità, senza niente. Se abbiamo detto, scusate, giusto per ovviamente di continuare con quello che stavo dicendo, se gli alti, i successori degli alti elfi hanno trovato riparo nel reame della luce e i successori più o meno degli elfi silvani hanno trovato rifugio nel reame della vita, che cosa è successo degli elfi oscuri? Hanno trovato rifugio nel reame dell'ombra. Avranno trovato rifugio nel reame dell'ombra. Non lo sappiamo. Il reame dell'ombra è rimasto inesplorato ancora tutt'oggi. In ombra, potremmo dire. È rimasto molto in ombra nel background attuale di Age of Sigmar. Ha mangiato pesante. La pizza. Che babbo. È rimasto un pochino in ombra. Chi? Il reame dell'ombra. Tra un attimo ci diranno che il reame dell'ombra è in ombra, perché sono gli ombrelloni, quindi il reame degli ombrelloni che rimane in ombra, capito? Quindi Colombino, per chiudere tutto, visto che tu comunque sei portavoce di questo canale, ti abbiamo preso anche Simo come aiutante. Lui si è... utilissimo, aggiungerei. Beh, posso dire una cosa, la percentuale di cazzate è scesa del 10%. Quindi, per concludere, cosa dobbiamo dire per concludere? Dare uno sfuggente. Gli elfi ormai si trovano ancora frammentati come popolazione. Di alcuni non si sa dove si trovano. Alcuni hanno perso, diciamo, la loro identità. Hanno perso la bussola. Sì, diciamo così. Altri sono un po'... Altri si trovano proprio isolati dal resto del mondo. Sull'Ultuan. Eh no. Puoi sempre salutare i nostri 12 iscritti. Saluta. Uno per uno, tra l'altro. Questo possiamo farlo. Possiamo anche salutare per nome. Saluta le fans, almeno. Ciao Alice! Fai un servizio anche sociale. Se siete tristi, se avete avuto una giornata no al lavoro, se siete tristi perché la ragazza dei vostri sogni non ve la dà, collegatevi sul nostro canale. C'è Colombino che vi farà... Canale che vi ricordo essere in sovraimpressione. Non qui, ma qui. E troverete un po' di... vi farete due risate... in compagnia, quindi vi rallegrerete un pochino, vero Colombino? Solo dici tu. Quindi salutiamo, prima di salutare con veramente i nostri fan, i nostri 12 iscritti, ci spiegate perché abbiamo parlato di elfi e dietro abbiamo i tiranidi? Invasione tiranidi nel sistema di Ultra. Alla prossima puntata. Quindi alla prossima puntata. Allora, se volete scoprirlo, alla prossima puntata. Ok, ciao.